Perché è così lungo? Così, così, così? Non ha importanza quanto sia lungo. Una cosa è certa, è una roba lunga. Di cosa sto parlando? Sto parlando del percorso per arrivare al successo, del percorso per raggiungere un obiettivo. In questi 2 giorni scorsi ho avuto un incontro con una grossissima azienda multinazionale che è interessata al mio modello di business e mi hanno proposto un'opportunità molto molto vantaggiosa che io ho rifiutato garbatamente. Ma questa non è una cosa che ti interessa, perché se tu stai guardando questo video è perché sei interessata al dimagrimento, sei interessata a trovare la formula migliore per raggiungere il tuo obiettivo, a capire come fare ad avere un'alimentazione corretta che ti consenta di dimagrire e soprattutto di mantenere quel peso costante nel tempo. Allora ti faccio lo stesso paragone che io ho fatto a questi signori e soprattutto a tutta la rete di venditori. E allora, quali sono le fasi più importanti sulle quali ti devi focalizzare? Ognuno di noi ha delle aree grigie, ha delle cose che non ha voglia di fare, ha dei momenti che odia durante la giornata, che possono essere quello di svegliarsi al mattino, quello di andare a lavorare, quello di fare una determinata cosa all'interno del proprio lavoro. Ognuno di noi ce li ha. Come fare a superare questi momenti? E poi ti spiego che parallelismo c'è con la dieta. Ogni volta che noi facciamo qualcosa che diventa un obbligo o che è un obbligo, è una cosa che ci pesa come un macigno sulla testa e che cerchiamo in tutti i modi di schivare, cerchiamo in tutti i modi di evitare, cerchiamo un modo per farlo fare a qualcun altro. Bene, questo è il momento in cui tu vuoi iniziare una dieta. Il momento in cui devi abbandonare quelle cose buone che stanno nella dispensa, il momento in cui devi completamente toglierti dalla mente quello che di sbagliato hai fatto e che ti ha portato ad essere in sovrappeso. Quindi è qualcosa che tu vorresti evitare di fare perché rappresenta un obbligo, perché rappresenta un dovere. Tu devi a un certo punto iniziare a idratarti, mangiare in un certo modo, iniziare a fare attività fisica e sono dei doveri, perché se fossero dei piaceri, tu li avresti già fatti. Quando c'è quella fase che dovrebbe arrivare, quella fase virtuosa, quando da un dovere, da un obbligo diventa piacere. Ritorniamo un po' al lavoro. Se io lavoro con passione perché a me piace da morire quello che faccio, mi sveglio contento di affrontare una giornata lavorativa anche pesante, vuol dire che io non avverto come un dovere o come un obbligo quello che sto facendo, come ad esempio dare assistenza ai miei collaboratori, dare assistenza ai miei clienti, preparare i protocolli, preparare le schede di allenamento, aggiungere video lezioni al mio videocorso, eccetera, eccetera. Lo faccio con passione, lo faccio con grinta, con entusiasmo, perché mi piace, perché so di dare valore, perché so di aiutare le persone. Cosa può succedere e deve succedere invece all'interno del tuo percorso di remise in forma? Quegli obblighi, quei doveri che rappresentano l'idratazione, il mangiare in maniera coerente, il rispettare i pasti al giorno, il fare attività fisica, diventano un piacere quando tu hai raggiunto l'obiettivo e vuoi alzare l'asticella. Decidi di volere di più da te stessa perché hai ottenuto già un obiettivo ragguardevole, però vuoi metterti in gioco, vuoi veramente capire dove puoi arrivare. Allora lì diventa un piacere, lì diventa una sfida con te stessa, lì diventa un gioco a capire dove si può spingere il tuo fisico, dove si può spingere la tua mente, dove puoi arrivare continuando a fare quel tipo di percorso. Ma questo sarebbe sbagliato pensarlo all'inizio. All'inizio tu devi pensare a un dovere, devi pensare a riprogrammare la tua mente e a orientarla verso una strada diversa rispetto a quella che hai percorso fino ad oggi, che ti ha portato a una direzione sbagliata. Se tu oggi, con tanti chili in sovrappeso, con nessuna voglia, ma sei obbligata, sei costretta perché non ti piaci più, perché non stai bene, perché vuoi migliorare la salute, non puoi pensare già a quello che ti, a
dove potrai essere proiettata da qui a un anno. Comincia a resettare la tua mente, comincia a vivere quest'obbligo, questo dovere come una disciplina. Strada facendo troverai la forza e la voglia di farlo diventare un piacere. Se tu oggi, da persona totalmente sedentaria, pensi all'allenamento, non potrai mai pensare che sarà un piacere. Ogni volta dovrai forzarti per fare quei 10 minuti, 15 minuti di allenamento. Se pensi a chi invece lo fa con piacere, dirai: ma questi sono esaltati, questi sono pazzi, io non ce la farò mai. Pensalo come un dovere, pensalo come assumere un medicinale per guarire la tua salute. Pensalo in questo modo, inizialmente. Ti assicuro che quando comincerai a vedere i risultati, anche tu lo vivrai con piacere e ti spingerai fino a un punto in cui mai penserai di poter arrivare. Buona giornata.